chiede a due donne che avevano steso i loro asciugamani troppo vicini al suo bambino, reduce da un trapianto, di allontanarsi e di mantenere la distanza anti-Covid di almeno un metro, ma viene aggredita verbalmente. Il Covid non esiste, niente distanze. Se tuo figlio è malato, tienitelo in casa. L'episodio è avvenuto in una spiaggia della costa Apuana. La donna, come riporta oggi il Tirreno, una turista del nord, si trova a Massa Carrara, dal 18 giugno per permettere al figlio di 13 anni, gravemente malato e in attesa di un'altra operazione al Gaslini di Genova, di respirare aria di mare, fare bagni e lunghe passeggiate. Le hanno gridato, addosso, muso a muso, con una cattiveria ingiustificabile, per uno spicchio di ombra negato una mamma coraggiosa, al mare sulla costa Apuana con il suo bambino di ceramica. La donna e il figlio lo scorso sabato avevano affittato un ombrellone in una spiaggia libera attrezzata, quando due turiste, non trovando posto, si sono sistemate a pochi centimetri dal ragazzino, seduto sulla sua sdraio. Alla richiesta di allontanarsi, la mamma si è sentita dire: il Covid non esiste e se tuo figlio sta male tienilo chiuso in casa. La donna ha dovuto lasciare la spiaggia, nonostante sia stata difesa da numerosi bagnanti. Mio figlio, che è molto fragile, racconta oggi, ha paura di ritornare al mare e quindi in questi giorni siamo restati nel nostro residence completamente isolati. Stiamo bene, e ringrazio le tante dimostrazioni di solidarietà che ci sono pervenute. Oggi il sindaco di Massa Francesco Persiani ha espresso il suo rammarico per l'accaduto, offrendo alla donna appoggio e aiuto, qualora avesse bisogno di sostegno nei giorni che trascorrerà ancora sul litorale. Ti potrebbe anche interessare.